Buonasera ragazzi, mi trovo in un punto non precisato della Toscana. Sono venuto a trovare un amico e sono in compagnia anche di una bella bottiglia di acqua Fiuggi, che però come vedete non è acqua Fiuggi, me l'ha regalata lui, mi ha detto provalo, credo sia Vinsanto. E vorrei presentarvi una casa. Qualcuno in questi giorni sta cercando di fare dei video sui camper porno, il nostro Matteo. Ecco, io lo vorrei anticipare con un video su una casa porno e poi capirete perché porno. Quello che vedrete è un tutto dire. E allora vediamo chi è questo nostro amico. Andiamo. Allora, salve ragazzi, adesso vediamo se potete intuire dove sono. Vi faccio il video di una porno casa. vado sopra, eh. Allora, chi intuisce dove siamo? Vedi là, come si chiama? Cosa di pitone, come si chiama? Non mi ricordo. Impressionante, vedete? No! L'hai visto? Ecco, questo è proprio... No, non riuscirete mai a capire dove sono. Eh? Vabbè, adesso vi faccio vedere. C'è qualcuno che ride, vi faccio vedere una fotografia, dai. Eccoli. Si vede? Ecco la roba sua! Ecco il perché di cricchetto, eh? Avete capito? E qui cricchetto. Che c'è? Qui c'è la mano, c'è di luce, va, qui sarà più normale, eh? Sempre il mare. Sì, insomma. Sì, c'è un po' di viola. Un po' di viola c'è. Sì. Che cos'è questa? Una sala giochi? È una sala. Come no? La mia camera, ci sono un monte di giochi. Ho capito, appunto, è una sala giochi, una camera giochi. Cioè gli armadi pieni di giochi. No, quello lì mi aveva giocato, mi dà te. Michele. Queste sono le torte che fa la mamma. Mario Bros. Come le fa? Sì, con la pasta da zucchero. Ah sì? Questa, quella. Però lei non l'ha mangiata. C'è un monte di rosa qua. Guarda, tutto rosa, ma questa è una malattia. Vieni. Adesso andiamo al piano di sotto. Mancava il bagno, scusate. Il porno bagno. Cioè ci vogliamo fare il porno hubber, ci farei anche il porno hubber. Come si chiama questo? Come si chiama sto coso di pelo, quello di piume? Timo? Pelo di pitone, no, di pitone, qualcosa di pitone. Qualcosa di genere. Di struzzo, il boa. Il boa, il boa. Sì. Davvero. Anche qua, guarda. Sì. Spettacolare comunque, guarda. Tu arrivi la sera allucinato. Incredibile. Allora, e qui invece è la sala. Sì, ma un rendano colori su sto telefono, mi fa figuraccia. Come non rendono? Cioè, poca luce. Ma comunque il rosa si vede, non aver timore. No, si vede, si vede. Vedi? Questa è la porno sala e invece adesso andiamo nella porno cucina. Qui c'è Betty Boop. Questo è il barretto, scusa, ma da bere non c'è da bere qui. Qui non è, questo non è un bar, tipo bar. Questo è un piano bar, sì. Da bere dov'è? Non c'è. C'è sotto. Ah, sì. È nascosta. E questa è la porno cucina invece. Il rosa non manca. No. Ragazzi, c'è anche il rosé. C'è anche il rosé. Ma senti, ma visto che tu fai il parrucchiere, no? Sì. Perché non fai la tinta a scoffi? Certo. Lo fai bello rosa. Non lo so, me l'hanno detto. Un bel fucsia. Manca solo scoffi. E sa, alla fine va bene. Ma ti fai i capelli rosa. Dai, no. Dai, che sono belli. Fucsia. Uno di due volte, ma alla fine. Che si fa, dai? Il porno giardino. Queste sono le ortenze, chiaramente rosa. Che ora non sono più rosa. Vabbè, adesso... È rimasto i fiori rosa, vedi? Vabbè, sì. Sono rimasti. Sono un po' secchi, però... Quando fioriscono sono rosa. E questi sono rosa, vedi? Ma che gli piace un po' il rosa? Bello. Yeah.
je t'aime che è un po' troppo osé, je t'aime.